Ma grazie Sandolfino, ciao Ari, ciao Matsu, ciao Sandolfino, ciao Vince, ciao Xofan, ciao Lorid e ho salutato tutti mi pare. Ciao ragazzi, come state? Scusate, io mi metto subito nell'altra schermata che ho capelli indecenti e domani mi deve arrivare la tinta. Ciao Anto! Ok, si nota di meno almeno. Ho capelli indecenti e domani mi deve arrivare la tinta, quindi li devo tenere un pochino così. Le robe che mi sono scordata. No. Sto bloccando tutto. La la, ecco. La la la. Mi dato lui. La la la. Devo fare una cosa. Fau mazzo fau, scusa se non ci siamo salutati come si deve prima, sono scappata. A parte che ti ho detto che non ti parlo. Oggi non ti parlo, tesoro. Ciao Tommy, a pezzi per il caldo e per il rientro a Roma, per il resto bene te. Sciolta. Sciolta ragazzi, totalmente sciolta. Ciao Ale, ciao ragazzi. No, vieni qui che scherzavo, vieni qui. Stavo giocando. Abbiamo trovato la mappa comunque. Andiamo avanti con questo giochino. Ciao Gino, andiamo avanti con questo giochino bellissimo. A me sta piacendo un sacco. Ho sentito un rumore brutto. Mi sono accorta l'altro giorno da una clip che c'era questo.
C'è un dente di squalo. Ok. La refurtiva sotto banco quando arriva. Mazzu. Oh. Ma dai. Quindi non c'è un pescetto scheletrino qui. No. C'è questo pescetto qui e basta. Quando dai l'esame studia. Lascialo stare. Lascialo riposare. È sera. Lui di sera non studia giustamente. Deve anche vivere. Oh, ciao Ant. Pare bellino sto gioco. È molto bellino. Molto bellino. Ok, aspetta. No, ok, non penso che sia quello. È molto bellino come gioco, molto pieno di enigmi. Poi questo è un museo e dobbiamo fare tutte cose in sti posti, oddio. Ah, ecco fatto. Altri enigmi. Yeah. Vabbè. Questo sarà strano da risolvere, però vabbè. Questo lo facciamo dopo. Abbiamo un altro dente. Maronna mia, t'ho già visto in coppa Instagram. Ci hanno detto che sono due mozzarelle. Per chi non sapesse la lore di questo fatto, l'altra sera è arrivato un goliardico viewer, un certo Andrea, che mi fa: ah, t'ho già visto in coppa Instagram, tutte che sembrano due mozzarelle. Madonna. A me mi ammazza sta cosa, l'ho già vista in coppa Instagram. Mi uccide. Ok, qui ci sono cose colorate, ma qui è un pescetto che cambia forma qui. Partito lo spot del tonno. Mozzarelle, tonno, vabbè, roba estiva. Ok, qui c'è questo. Sarà un po' difficile capire da dove iniziare. No, abbiamo preso una valvola. Ok, abbiamo preso una valvola. Quella messicana buona. Ah, l'insalata quella. Eccolo questo che vuole il pesce. No, non ce l'ho il pesce. Niente pesce per te. Niente foto. Mi dispiace signore, non si possono fare fotografie. Sembra che manchi l'energia elettrica. Ok. Ah, ma li posso aprire. Oh, oddio. Oddio, raga. Ma che era una scoreggia quella? Non saprei. Strano sia pulinita, vero? È un punto e click. È un punto e click ed enigmi. Abbastanza complicatello per certi versi. Che di solito questi giochi non lo sono. È vero, è vero. In genere questi giochi così non sono in italiano. Ma questo sì. Ok. Sicuramente manca qualcosa. Ti manca qualcosa, ovviamente. Quindi questo si tiene da parte. Sento il cane che è arrabbiatino. Anche qui manca qualcosa, sicuramente. Un altro dente. Niente foto. Manca l'energia elettrica. Sarà un problema. Vediamo un po' qui. Ah, ma effettivamente mancano quattro denti. Ne manca uno. Ma questo è il tizio del pesce. No, non mi diventi di nuovo sciaguta, disgraziation. Allora. Quindi sono pesci morti, boh. Questo è mio. Sembra che manchi l'energia elettrica, pure qui. 12, 50, 34, 87. Sì, ma leva sta roba. 12, 50, 34, 87. Dov'è? Dialoghi scorreggianti. Che cazzo. Maronna mia, t'ho già visto in coppa Instagram. E tieni zitto che parlo due mozzarelle. Sei uno spettacolo, complimenti. Minchia, se l'è segnata tutta. Tutta se l'è segnata. Ma c'è ancora la voce acuta? Tutto per sapere. Allora, fatemi vedere. Oddio. Fate la clip.
fai 50. Ah! Randagino, 25 mesi! Mamma mia, è vero, Randagino. Grazie, tesoro. A raggiungimento di, che ne so, 85 mesi, regaliamo mozzarella. Come stai, Randagino? Allora, io me lo segno, sti numerini qui. Me li segno con tanta gioia e tanto gaudio. Io direi che a questo punto possiamo aprire questa porta qui. Sì, ok. Qui ci sarà l'ultimo dentino. No. Uè, uè, piano. Non ho detto mica le mie, ho detto mozzarelle. Non ho detto mica le mie. Io non streammo. Oddio. Perché sta a fa sta storia? Ma che lo sta a fa tutti, eh? No. No, Vince non l'ha fatto. C'è stato un errore, ho cambiato il bot, ragazzi. Ho cambiato il bot per gli auto shout, ci sarà stato un errore sicuramente. Ok. E che cacchio è? Che roba è? Ah no, 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 no. Tranquillo. Michelino però ha visto che gioca a Final Fantasy. Cioè, se streamavi, hai giocato l'ultima volta a Final Fantasy. L'ho fatto tutto da solo, eh? Va bene, manca il fuel. Ci metto i vermetti? No, niente vermetti. A meno che... Forse ho capito. Forse ho capito che cosa voleva dire quel pescetto. No. Questo ancora non ce l'abbiamo. Ah, rieccolo questo costo pesce. Non è questo. Ah, era una prova tecnica, ok. L'ho capito. Le passo mio marito? Aspetta. Capisco. Ciao Gianfranchino, da tanto non passavo per le leve per la questione che era Rimini, ma tranquilla Ale. Tranquilla. Fao Michelin, ciao Gianfranchino, quel pescellino è pericoloso sicuramente, quello ci stacca una mano. Però ci abbiamo un problema. Non sappiamo come gestire tutte ste robe adesso. In teoria io se gli do i vermetti a questo... Ah, dai, ho sbagliato. No. Ok, non mi dà indizi, però... Facciamo così. Rifacciamolo. Sono segnati. Non so che cosa vuol dire, però. Ha già capito, le dina di un nuovo problema. Ah, pensavo Bob Bob. Tutto bene, Gianfranchino, tu come stai? Mi spiace che oggi sto più disordine del solito, però, ragazzi, domani mi devo fare la maschera per i capelli, mi devo fare la tinta. No, la voce aguta. Mamma mia, oggi rimango davvero con l'aria condizionata, ragazzi.
Oggi tutto il tempo. No, non le faccio le foto, mi scusi. Scusi, signor Belementov. Dorothy Rest in Peace? Che cos'è? Non l'ho mai sentito. Momento culturale lo facciamo. La paura irrazionale di essere troppo felici perché si teme che accada qualcosa di tragico o brutto esiste e si chiama cherofobia. Subito brutto. Cioè, quindi uno sta calmo solo quando è triste? Roba brutta. Roba brutta. Io oggi ho acceso tutto il pomeriggio l'aria che per fortuna funziona. Io non la staccherei più, nel dubbio. Ma vediamo un po' qua. Ok, sicuramente mi dice del pescetto, quindi vediamo. Allora, uno. No. Ok, si può fare. Dai. Ah. Ok, e uno. Ok, lì, abbiamo detto lì. Perfetto. Era questo? Era questo. Ok. Ah! Mi sbaglio, è questo qui. Si è aperto. Ciao Mauri! Che paura, mi ha partito lo spot a tutto volume con le cuffie. No! È perché è basso il volume, giustamente. Aspettate che lo alzo un pochino. Però vabbè, non è che tutto sto sound, sto gioco, eh. Non è tutto sto sound. Sono tutti suoni abbastanza tranquilli. Melanocentus teslatum, pesce abissale rivelato in anfratti a grande profondità, un corpo tozzo e tondeggiante, con grande bocca provvista di denti e pinne piccole e trasparenti. Si nutre prevalentemente di Clelandella pagurinis, che è solito attirare a sé utilizzando l'antenna frontale provvista di un organo emettitore di luce. Un po' tipo ET. Il pescetto abissale, praticamente. Lophius cacciatorius. Che nome. Detto anche rospo cacciatore, presenta una testa massiccia ricoperta di squame. Caccia ogni tipo di preda, ma predilige melanoceti e i crostacei cenobiti. L'unico predatore è la Clalandella pagurinis, che si attacca alla fronte e si nutre del cervello dell'Lophius. Si dice che le sue carni siano estremamente prelibate. Che carino. Ceratias corallophilus, pesce che vive nei mari tropicali più profondi, di indole solitaria e pacifica, si nutre quasi esclusivamente dei tentacoli coralliferi che abbondano nel suo habitat. Io dico, ok, termini scientifici, però anche meno. Viene cacciato sia dall'Ophius cacciatorius che dai cenobiti digitofagi, verso i quali nutre un profondo terrore. Digitofagi. Cenobita digitofagus, paura abissale che vive negli oceani più profondi. Si nutre attaccandosi alle proprie prede, consumandole lentamente, senza mai staccarsene. I pesci della specie Ceratis sono la sua preda prediletta, ma ogni umano che ne è entrato in contatto è stato attaccato. Solo l'amputazione ha potuto separare l'animale dalle loro dita. E pensa se non si tratta delle dita. Ho visto giusto la settimana scorsa il video di Sparco sui pesci abissali. Allora
Yes. E niente. Genere di lumaca animale con particolare forma artropode. Vive tra la sabbia a profondità elevate, dove si sposta solo per nutrirsi, prevalentemente di fluido cerebrale di altri pesci, che cosa carina. È attirato dalla luce, espediente utilizzato dal melanoceto, suo unico predatore. Nel caso si trovi fuori dall'acqua, subisce morte immediata. Ok. Cos'è? Lo scopriremo più in là. Questo è un... Manca a fa così però, eh? Che cos'è sta cosa? Boccetta con l'acqua. Boccetto poi, un boccetto. Vabbè, abbiamo l'ultimo dentino. No, ne manca uno. Quindi... Vediamo se tante volte da ste parti c'è un simbolo che ci ricollega. No, ce ne... sì, ne mancano due. No, ne manca una adesso. Ne avevamo già messi quattro, quindi manca il quinto. Questo, io ancora lo devo capire questo. Era lo schema elettrico, sì. Però di quale? Sarà di questo qui. Sì. Ah sì, ragazzi, è questo. Ok. Se ho capito bene, quadrato. Mi sa che ho sbagliato qualcosa, però non lo so. Ah, mi manca qualcosa, ecco perché. Ok, qua non ci possiamo fare niente perché manca l'energia. Qua non ci dice manco l'indizio. Ciao Ishi, porca miseria, sorella Shimaru, certo. Fratello Shimaru. Porca troia. Devo metterlo il porca troia. Scusa. Oggi sono imbambita al massimo col caldo. Ishi ha perso il pipo. No. È stato colpa del bestiolo che abbiamo letto. Buonasera. Stiamo cercando di risolvere questi enigmi, però ci sta dicendo male male. Porca troia. Dai, qualcosa lo troviamo da fare. Oh, questo qui. Non c'ho i simboli. Mi manca qualcosa, benissimo. Mi manca sempre qualcosa. Qua mi manca Monkey. Che Monkey l'altra sera ci ha aiutato un sacco. Ah, eccolo. No, non te lo do, pesce. Via, sciò. Qua non c'è niente. Poi non sto manco controllando robe. Ah, lo vede. Allora. Allora. Antiorario. Ma un orario. E due orario. Ok. A che servono non lo so. Però sicuramente serve per questa qui. Che è questa. Ah. Però non possiamo fare niente perché non abbiamo l'elettricità. Immagino. Niente, non ci dice niente. Però abbiamo visto dove mettere la manovella. Nel tritacarne, quello sicuramente. Però non ci abbiamo... Ah, giusto. Magari dici che funziona lo stesso. Sì, GG Ale.
Allora, abbiamo detto un orario. Quindi così. Poi uno antiorario. Cioè due antiorario. Poi. Antiorario. No, un orario. Un orario. Due antiorario e due orario. Il doppio giro senza mo lo vediamo. Faccio così. Brava Ale. E l'abbiamo fatto. Ora la sciatola ci serve per cosa? Per pescetto. Questo mi fa sempre questo. Aspetta, c'è pure questo. Questo non lo capisco. Cioè, devo far combaciare cosa? Sì, è chiuso. Mi dice di... Vediamo un po' se posso farlo. Mi manca qualcosa, ecco perché. Non posso farlo. Quindi qua ci arriviamo un'altra volta. Qua è chiuso. Qui pure. Giocone? Vabbè, lui mi ha fatto Subnautica Below Zero, che quello lo voglio portare anche in live. Devo portare anche Dave the Diver in live, che mi ha regalato lui. Aspetta un attimo. Ecco, il brutto di queste tavolette queste qui è che se cancelli, cancelli tutto. Quindi, dove stavano i pescetti? Qua sopra? Sì. Cancello un attimo tutto. Allora, faccio piccolo piccolo qua sopra. Quindi, ok, e questo è andato. Piccolo piccolo. Piccolo piccolo, una sorpresa, perché ogni volta mi devo comprare i quadernini. Poi ho detto, sai che c'è, mi compro sta tavoletta così. L'ho trovata tipo da Temu a 5 euro. Ho detto, io me la avvio, mi ci trovo comoda. Almeno quando devo fare gli enigmi, c'ho la tavoletta, c'è il pennino. Ma con la batteria quella là per gli orologi, eh? La pacchia. Sì, funziona, funziona. Ci ho preso un sacco di cose da Temu, un sacco di collane più che altro. Matsu sa la mia passione per le collane. Ho un problema con le collane. E volevo prenderne altri, però sono stata brava, non ne ho prese più. È vero comunque, Ale, c'hai ragione, ne mancano due. Ah, li metto qua dentro. Qua dentro. Ok, l'elettricità va.
qui non mi fa vedere niente. Ma qui sì. Qui posso rifare quello schema. Riproviamo a fare come avevo detto prima. Tante volte. Temo non ha più collane, mamma mia. Tu ci scherzi, Sandalfino, ma davvero me le so comprate tutte. No, non va. Manca sempre qualcosa. Ce l'ho! Aspetta. Ok, quindi... Aspetta. Sempre se non è così. Forse è così. Poi, così... Ok, andiamo a vedere prima questo. Qua dentro. Non me lo fa fare. Andiamo a quest'altro qui. Bene. Non mi dice niente comunque. Però l'input ce l'ha. L'input ce l'ha, manca una batteria. E quindi l'unica cosa che posso fare è questa. Per il momento. Finché non trovo l'altra batteria. Ah, eccolo questo. Non te lo do. Dopo. Sì, esattamente. Aspetta. Devo andare a rileggere il libro. Allora. Perfetto. Oddio, che bordello. Allora, come si chiama questo? Ciao Jake. Cleland. Poi il rospo. Melanoceti. Oppure cenobiti. Ceria, i coralli. Oddio! Sì, ma che bordello! Ho preso veramente tante collane che in omaggio le hanno dato la vecchietta che le intreccia. La smetti! Corro. Sono una bestia! Ok, Ceratis, Cer, sì, però che bordello sta cosa. E vabbè, il paguro.
Il paguro. Dal melanocete. Proviamo. Allora. Che è successo? No, ok. Non so che cosa ho fatto, ma l'ho fatto. Quel pesce è brutto. E questo è diventato un acquario gigante, quindi. Robe. Ah, hai portato il mio pesce finalmente? No. Ah, finalmente stavo morendo di fame. Vado subito a prepararlo. Oh, abbiamo un altro ingranaggio per l'orologio. Comunque mi intrippano sti giochi. Ma qui? Ma c'è un bimbo! La mappa, con la mappa. Shit. Grazie tante signore, ti regalo questo bel dente. Ma ho ancora tanta sete, per favore portami ancora da bere. Tutto bene Jake. L'unica cosa è il caldo, che mi sono messa il condizionatore a palla. C'ho caldo oggi, non mi interessa di niente, voglio solamente stare bene. Il bambino imprigionatevi tu, no, povero Jake. Pattiamo Jake, pattiamo Jake. Vediamo se il pescetto. Magari gli do l'acqua del pescetto. No, non questa. Magari gli do l'acqua di questo pescettino qua. No, no, niente. La mappa. E che ci faccio io questa mappa? Ma dai. Allora. Quindi, ma pensate. Me li segno tutti. Vai, andiamo. Almeno ci abbiamo quelli i simboli da mettere dentro il quadro del pesce. Che posto inquietante, vero? Ratmuske Matsu. Fatto. Abbiamo un occhietto e abbiamo una batteria. Che la batteria ho messo dentro? Niente, niente. Non si sa mai, ti dico Ratmuske nel caso. Ma posso farla una cosa io? Rendiamo le cose più gioiose. Sperando che non parte la pubblicità. Appunto. Dai. Diciamo questa musichetta. Vabbè, non
Ok, io vedi. Ok. Sofan, buona cena. E che cos'è il martello allora? Che qua che devo fa? Faccio questo. Boogie Wonderland. Ce n'è un'altra carina. Stoppo prima che parte la pubblicità. Dai. Dov'è? Ecco, appunto. Vai a salvarlo. Stupida pubblicità di YouTube. Sono fissa con i mashup io. Arrivo. Vi lascio un attimo così. Ok. Oggi sta sempre bene.
Niente, la devo far finita io. È bellissima sta canzone. Niente, quello. No, non è questo il pescetto. Dice, controlla qua dentro. Ma vaffansecchio! Stavo bene a cercare l'ultimo dente. Oh, e questo? Il trapano. Il trapano. Come stai, Robina? Io la rimetto perché è bella. L'ultima volta, giuro. È bellissimo. Poi queste dovrebbero essere esenti dal copyright, però non so sicura. Che ci faccio io questa roba? Tutto bene, Robina, solo un po' di caldo. Possiamo farlo? No. Questo non va. Oh no. Mamma mia, fanno 29 gradi adesso. Adesso. Ok, questo non è niente. Non capisco quello delle meduse, però. Ecco, qua c'è una lampadina. Oddio, 21 gradi, che bello. A me 21 gradi farebbero tanto comodo. Ciao, boy. Come stai, boy? Tutto bene, solo caldo. Non posso usarla qui, non so che fa.
Dammi un po' d'acqua. Ti do la bottiglietta vuota. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. No. Però che bello l'acquario così, eh? No, non credo dove sta il ragazzino. Dobbiamo usarlo per bucare qualcosa, ma cosa? E qui manca... manca qualcosa. Ciao Lord! Oh no. Here we go now. No. Niente. Questi sono i mashup che vorrei nella vita. Vabbè, fammela togliere, va. Se no me l'ascolto tutta la sera. Non so che fare, non so come fare arrivare l'energia qui, più che altro. A meno che non è questo. Come stai, Lord? Proviamo a fare una cosa. Torniamo qui. No, non possiamo fare più niente, quindi è inutile che la rimetto qui. Questa va al secondo pannello. Sono bloccata, ragazzi. Forse hai capito? Dove? Il fatto è che il trapano non c'ha senso. Ciao Adrian, come stai? Here we go now. Che momento? Ah, adesso. Lo so. Questo non capisco che è. E qua manca l'energia. Per carità, ci siamo. Manca l'energia. Non si discute. E qua ci abbiamo trovato pesce 3. Che vuol dire pesce 3, però non si capisce. Falla quante volte ti pare. Magari qui dobbiamo levare qualcosa qui. A parte che qua manca una costola. Una lisca, una costola. Tre. Dice che sto pescetto qui, quello che voi non vedete, faccio le così, corrisponde al 3. È strano. 1, 2, 3. Ma dai, la perla. Perché ogni volta mi danno un oggetto che mi complica la vita? La perla, che ci faccio io con la perla? La metto sulle meduse. Faccio io con la perla. Ok, ho risolto quello. Va bene, sono d'accordo. Ma che ci faccio con la perla? Ciao
ciao Andre, scusa, non ti ho salutato, come stai? Sede, portami da bere. Non serve qui. È pure sparito qualcosa. Sì, pure sparito. Tutto bene. L'unica cosa è che non stiamo... Abbiamo un po' di difficoltà a risolvere questo enigma. Non si sa perché. Cioè, ogni volta ci danno un oggetto nuovo che non c'entra con quello che noi abbiamo. Tipo adesso ci abbiamo il trapano, la perla e la boccetta vuota, che vabbè, la boccetta ci serve per dare da bere al ragazzino. Il problema è... Come faccio a trovare dell'acqua? Questo l'ho risolto. Il fatto è quello che poi non ti dà un indizio concreto per andare avanti. Ma niente... Proviamo a mettere la perla qua dentro? No. Niente. Dice che qui sembra che manchi l'energia. Però effettivamente... L'energia o la mando qui. O la mando qui. Vabbè, proviamo. Non li posso spostare. Quale muro? Dici qua? No. Ma dai! No. Oh! Funziona adesso, perché? Sì, ma non c'è senso. Ok, qua abbiamo questo codice qui che è 12503487. 12503487. Questa cosa non la capisco. Tortino! Sì, tortino! Madonna, che buoni gli orsetti sgranocchini! La piccola la so già di nuovo. Ero cioccolatosi. Che non manco d'aiuto a sto coso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, al quinto diventano rosse. Uno, due, tre, quattro, cinque. Aspetta. Uno, due. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pure questo. 1, 2, 3, 4, 5. Non lo sto capendo. Vi giuro, non lo sto capendo. Ciao Nevermind, ciao caro, come stai? Tutto bene io? Caldo, al solito. Stiamo cercando di capire questo enigma, però non ce ne viene a capo. Il fatto è che non c'ha senso. E devo fare questo qui io. Quello delle meduse. Devo fare l'enigma delle meduse. I cari musa. Io non c'ho più. Non so più che fare, ragazzi. Le meduse di canimusa. Quella che è la musa. Niente, non stavo sapendo. Lo metto qua dentro. No. Inizio qui, no?
soluzione a qualcosa, niente. Ok, possiamo cancellarlo. Via di tutorial. No, non si tratta manco di tutorial. Questo ci ha dato la soluzione e va bene. Il fatto è questo. Pallino grande e pallino piccolo. No, Mauri, mi dispiace. Mannaggia, ste ferie. Si può rompere la perla? Non lo so, non credo. Non so proprio che ci devo fare io con la perla. Il fatto è che io devo dare da bere pure a questo. Aspetta, io posso tornare indietro? Io posso tornare indietro? Quindi qua dovrebbe esserci l'acqua da qualche parte. Erano gli altri che non mi facevano tornare indietro. Si sa mai? Sto andando a vedere se tante volte c'è qualcosa che ci può aiutare. No, ok, qua niente. Quali simboli? Sì. Ma l'avevamo già fatto quello. Non c'era niente con l'acqua. Di là c'era una porta che io non posso aprire ancora. Ci serviva il suo, la sua linfa. Vabbè, una mandragola. Meglio la mandragola che noi, sorella. Non lo so, ragazzi. No, non ce l'ho il biglietto, però aspetta. Ecco da dove viene il martello. Qui. Andare a mettere le mani dopo per il martello. Non ce l'ha, ragazzi. Sono bloccata. Sono bloccata totalmente. Thank you.
che... Dai, seriamente? L'unica fonte d'acqua mi pare quella. Grazie. Uno dei tanti. Questo è quello color petrolio. Cioè, nel senso, c'ha tutte le sfumature arcobaleno del petrolio. Si chiama Forgotten Hill Disillusion. C'è scritto pure nella categoriale. Mi sa che l'unica soluzione è qui. Si sa mai, tante volte per terra c'è qualcosina che ci può servire. No, eh. Non ce l'ho il biglietto, non ce l'ho. Mi serve una monetina. L'abbiamo preso. Allora, vediamo qua un'altra volta. Tanto vediamo qui. Niente, non c'è niente. Solo una roba grottesca, strana e brutta. Perfetto. Qui non c'è niente. Dice che adesso lo possiamo. Brava Ale, non ci stavo a pensare. Che adesso ci abbiamo la perla, possiamo fare quei percorsi lì. No, dice che manca qualcosa. Non so dov'è. Non c'ho assolutamente idea di dove sia. Lo rompo sto pesce, lo rompo. Le meduse che devo fare qualcosa.
posso fare le foto. Oh, vi giuro è Belementov quello, quello di The Great. Non posso far foto, qua ci stanno le meduse. Sì. Ce ne so due. Ma non mi fa fa più niente. Non mi fa fa più niente. Sono tutti enigmi, dobbiamo scappare da questo posto, in questo museo, da questo museo. E... Ale, comunque l'ho fatta sta cosa dei fusibili. Ho fatto tutto. Solo che li devo intercambiare. Adesso qui non mi serve più, li metto nel secondo pannello. Ho fatto tutto. L'unica cosa che metto qui perché in questa zona non ci possiamo ancora andare. A meno che... No, in questa zona ancora non ci possiamo andare. Dobbiamo scappare da questo museo che è un po' un museo strano, degli orrori, di cose strane. Dobbiamo risolvere appunto sto mistero. No, boh. Non mi quadra a me sta storia. Prova ad andare a sinistra da qui nella stanza dove eri prima. Hai preso la chiave nell'acquario. Aspetta, mi sono sbagliata. Quale chiave? Sì, è molto brutto come museo. Quale chiave, ragazzi? Ma io sono scema davvero. Non avevo capito che mancava. Mancava un pezzo. E vabbè, non si capisce molto bene qui, eh. Ok, ok, adesso sì. È il gioco del gancio? È il gioco del gancio? Pesce bastardo. Oh, è stronzetto, eh. Ah, l'artiglio. Signor
signor pesce. Si facci prendere, bastardo. Che cazzo? Mi serve l'altro pescetto però a sto punto. Vedi che scappa? Madonna, sì. E poi questo mi ricorda molto una patella. Una patella. Dai, stronzetto. Guarda che ti faccio vedere qua. Dai. Come? Sei serio? Mo voglio vedere come te muovi. Mo voglio vedere come te muovi. Stronzetto, sei pure morto. È pazzurdo. Che cos'è sta roba? Ah, sono i pezzetti di quel pescetto lì. Dai che mi sbaglio. Signor pescettino. Qua. Ah bene, posso ruotare i pezzi toccandolo due volte. Va bene. Ale! Aspetta, ma te stai a Roma quindi adesso? Ci sto a pensare adesso. Non ci vedo un cazzo così. Organizziamoci per uscire, andiamo al Tavern Expo. Mannaggia la pupazza. No! Perché te butti nel Tevere tu? Ok, ok. I puzzle fanno per me. Perché siamo fregate? Perché per i mezzi siamo fregate? Davvero? Da quando sta storia? Allora.
adesso? Ah, ok. Ancora pizza acqua. Vai. Grazie tante, signore. Ricordati che i pesci di fianco alla piafra scappano da lei. I pesci sopra corrono a sinistra. Ricordati che i pesci di fianco alla piafra scappano da lei. E i pesci sopra corrono a sinistra. Ok, scappano tutte e due a sinistra. Scappano da lei. Sono tutte e due a sinistra. Ok. Minchia, Ale, che tristezza. Sta città è fatta male, sempre detto io. Ok, solamente questi? Stesso rumore. E qua manca sempre qualcosa, eh. Sta diventando complicata sta cosa. Che poi manco si trovano i taxi. Mi manca qualcosa. Sono rimasta bloccata di nuovo. Il ragazzino mi ha detto di quella cosa lì. Dici? Io ne dubito. Taurin! Roma è una bolgia. Sembra che manchi di energia. Adesso a sto punto posso rimetterlo lì come stava. Bene, Rin, siamo solo impicciatissimi con questo enigma. E qua? Non c'è senso sta cosa. Fino a mezzanotte e 30 è una cosa da paesi civili. Ma che è fine 21? Ma che è sta stronzata? Ciao Monkey! Facce fra Martino Campanaro. Mi sa che è un po' scordato sto pesce. Fra Martino Campanaro. Allora qua ci sta il rosso, il verde, il giallo e il giallo, basta. Ok, questo rimane così. Perché questo rimane così? Oh. Pure non ci stanno suoni da seguire. Non ci sono suoni da seguire. Credo. Fra
Martino Campanaro, dormi tu. Ma chi me l'ha detto a me di fare sto gioco? Ma perché non mi sono fatta, cavoli miei? Vediamo qua. Ecco, qua ci stanno tipo sti triangoli, non si capisce. Quello non lo posso fare perché mi manca un oggetto. Oh. Sono le campane. Qua c'è il tizio con questi pescetti qui, no? C'è il viola. C'è il ragazzino. Devi girare i pesci. Ma lo girate i pesci? L'ho fatto, eh. Vedi? Aia. Duv 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 duv. Perché? Little high road, singing in your bone. Non lo so, ragazzi, mi sono bloccata di nuovo. Sto cazzo di pezzo non c'ha senso. A meno che non mi sto a perdere un'altra parte. Vuoi dire che mi sto a perdere un'altra parte dalle meduse? Guarda, sì, sì, mannaggia la mignoscola. E qui non ci arriva, perché? Come faccio con le meduse? Manco qui posso fare foto. Non so come faccio con le meduse. Dov'è? Sì, Ale, infatti. Però mi dispiace per questa storia. Brothers of the mind, rejoice. Swings, swings, leave with me. Raise your pick, raise your voice. Sto gioco dovrebbe durare 2 ore e un quarto. A posto. Pannello fuori dalla porta delle meduse. E l'ho fatto. Adesso l'elettricità ci sta. Però se io premo il pulsante non succede niente. Dice l'energia c'è. Ste robe poi.
Nella soluzione la luce di sinistra è spenta ed è accesa quella accanto. Questa? Proviamo. Ma serio? Ho rotto qualcosa. Devo vedere l'altro acquario. Ah, ok, ci stanno. Non posso usarla. Notte, Lorid. Non succede comunque niente. Sta roba è complicata. Oh, non mi ci sono mai trovata così in difficoltà. Ho capito. Ok. Ok, ho capito. Mannaggia. Complicato sta cosa. Mannaggia. Ok. Non lo so, non è mai successo che un gioco di questi fosse così complicato. Hanno alzato l'asticella. Manca sempre qualcosa, immagino. Ah, già! Pescetto. No, è questo.
metto qui. Sì. Allora. Blu, verde, giallo, rosso. Magari non è blu questo. Magari blu è questo. Blu, verde, giallo, rosso. Non lo so. Raga, qua c'è blu, verde, giallo, rosso. A meno che non sono diventata daltonica, questi sono i colori. Blu, verde, giallo e rosso. Blu, verde, giallo e rosso. E magari non è lì, però non è manco qui. Sicuramente so diventare masochisti quelli di sto gioco. Dovrebbe essere blu questo. Blu, verde, giallo, rosso. Blu, verde, rosso, giallo. È proprio il gioco. Non c'ha senso sta cosa dei colori. Fatemi vedere, ma no, il pulsante rosso era per un'altra cosa. No, 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 era per un'altra cosa. Che palle ste pubblicità! Ah, è vero, sono le meduse. Aspetta che lavo tutta sta roba. Il codice per le meduse. Sì, ma le meduse non hanno un colore. Quello è il fatto. Le meduse non c'hanno il colore. Come faccio a capire? Ok, qua va per le meduse. Sì, Ale. Ma vaffanculo. Allora. Blu, verde. Ah, ok, così. Giallo verde. Blu rosso giallo verde.
giallo verde per omba. Ma non me li fa più spostare, quello è il fatto. Non me li fa più spostare. Quindi questi vanno bene. Giallo verde. A meno che non devo cambiare qualcosa di qua. Vediamo un po' se me lo fa fare adesso. Ci manca qualcosa, niente. Magari lo dobbiamo fare al contrario? Sicuro che non ha cambiato blu, rosso, giallo, verde. Verde, giallo, rosso, blu. Ma siamo sicuri che questo è blu? Perché non andava bene prima? Che è sta roba? È scemo sto gioco comunque. E questo? Perché stronzo e pignolo? No, volevo dire pignolo. Questi noi non ci possiamo fare niente, però in teoria quindi dovrebbe essere... Aspetta. Allora. Non mi pare che ci siano colori associati. Però in teoria sono le manovelle quelle lì. Controllo sempre io. Ok. Ciao Matteo. No. Ah! Ciao Artorias! Fatti flirtare, no, che cosa? Tiltare, sì, assolutamente. No, perché già l'altro giorno mi hanno detto che mi hanno visto un goppa a Instagram e che ho le mozzarelle, quindi... Signori, io ho le mozzarelle... Vendo mozzarelle... No, non vendo un ghiaccio. No, no, fermi che sennò... C'è la terza guerra mondiale qua dentro. Ah, scherzavo. Giuro che scherzavo. Se non voglio vedere una terza guerra mondiale qua dentro. Ok.
Ci sono riuscito. Ma perché io mi scordo di fare le cose? Eh? Non è che scherzavo, giuro. Ok, allora, rosso. Beh, non parlavano no di mozzarella. Parlavano di un bobab. Sì, è scritto rosso due volte, sono scema. Ah, t'ho già visto in coppa Instagram. Allora, blu sta bene così. Giallo deve sta così. Verde e rosso devono sta su. Allora c'ho ragione. C'avevo ragione, perché non c'è una cosa? Io non l'ho capito, però va bene, sono d'accordo. Una moneta, finalmente, la moneta per andare a prendere il biglietto. È chiusa a chiave. La tua Madonna! È chiusa a chiave. A chiave. Ora io dove dovrei andare a cercare sta chiave? Martino, tu lo sai dove potrebbe essere la chiave? Ti prego, dimmelo tu. A meno che io non rivado di qua. Guarda l'altra macchinetta. Instagram. Sapevo io che succedeva il guaio. Sto gioco è maledetto. Come bastardo, perché poverino? Ma il mottone se ne è il culo, smettila! Niente ragazzi, è chiusa a chiave, tua mamma è chiusa a chiave, la conosci tua mamma chiusa a chiave? Io sì, è una simpatica persona. Plati insulto. Platoni insulto. Vediamo. No, però ti giuro. È assurdo. Mazzo, l'ho già fatta una live dove stavo sempre con la voce acuta. Vogliamo replicare? Ecco, questa è fatta così, no? La madre di tutte le pubblicità del mondo. Cosa ha fatto?
fatto così. Non mi dire che vaffanculo. L'ombra del serpente. A me mi sembrano tutte uguali. Ho vinto! Il gabinetto! Il ragno, perché è un aracnide, una balena. Ma che ne so io? Solamente a caso. Oddio, gli enigmi di logica, no. Dai, abbiamo detto che era il 2. Dico, sviluppatori di Forgotten Hills, vaffanculo. Ci avete messo tutta la cattiveria umana qua dentro. Vero nodo era... non mi ricordo, questo. È un altro drago. No, è un ippocampo. Quella era la risposta. Più, quindi questo è 1. 1 più 7 fa 8, quindi questo è 8. 8 più 3 1 1. 1 1 cos'è? No, è 1 1. Ciao Artorias, buonanotte. Minchia. Ok, abbiamo sbloccato l'ultima zona, dai, almeno qualcosa l'abbiamo fatta. Grazie soluzione. Senza di te non sarebbe andata così bene. Toh, veramente. Molto bene, signore. Spero che questa sezione sia di suo gradimento. Vai a fare un cuore. Allora, vediamo queste statuine che cosa sono. Bella. Là ci sono dei codici, però. Un occhio con tentacolo fa molto, molto, molto hentai. C'è la mappa. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. C'è un panno sporco. Il fantasma dell'opera! È molto pesante, le ruote sono arrugginite, non riesco a spostarla. Ciao Ronin! Ciao Ronin, come stai? Ah, aspettare un attimo. Ma dopo un po' mi fa male il ciappetto a stare su sta poltrona. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua posso farlo. Tutto bene, a parte il caldo. Che cos'è quello? Oh, che carino. Guarda, Ned Stark, dopo la puntata che viene preso e giustiziato. La sua testa su una picca. Quello è un proiettore. È il mio proiettore. Comunque un abbraccio grande, Ronin. Mi spiace.
Allora, 1 e 4. Vabbè, lo scopriremo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura. Che cos'è sta roba? Ma è vivo! È un dinofauro! No, allora, 3 occhi... 3, 4, 5, 6. Mazzu! Mazzu, mi è venuta un'insana voglia di guardarmi profondo rosso. Invece di guardarci Assassino sul Nilo, ci vediamo quello. Oh, ma questo è un elefante. L'elefante miau. Non lo dico che cosa. C'è una canzone che ho trovato su TikTok che ora come ora nel 2023 potrebbe essere offensiva, però mi fa morire il balletto, ragazzi. Ti vedi sta ragazzina proprio seria seria che fa sto balletto. Mi fa morire. Sì, io lo volevo andare a vedere al cinema, non ho fatto in tempo. Non ci sono più andata. Perché lo stavano rifacendo al cinema ultimamente. Ma era vestito da... da ballerina. La testa mi fa tanto male, ti credo, sto stronzo, non si ferma. Coraggio ragazzo, non è niente, vedrai che passerà, concentrati sul suono della campanella e canta a ritmo. Fofogo! Poverino che io ero in testa. Ma è Harley Quinn! C'è un martello! Martello è quello. No, nel senso. Ok. Ma dai! Quella è la bocca della verità, tipo. Ciao Ronin, buonanotte. Un bacione. Ok, abbiamo ricominciato che non sappiamo niente, quindi... Questo c'ha 5 occhi, per esempio. Ci manca qualcosa. Straccio. Ma io non vorrei che devo prendere il secchio di qua. Perché me l'ha fatto mettere qua sto secchio l'altra volta? Non mi ricordo mica. Non puoi rovinarmela così, scusa Dartino, scusa, non volevo. Mea culpa. Ah, aspetta. Qua ci stanno i simboli. Bello un pappa stasera. Perfetto. E abbiamo questo scheda. E io vorrei intercambiare queste statue, no? Come faccio? No, le voglio cambiare.
Ah, ok, ti manca qualcosa. C'è l'olio. Ti strofino d'olio. Toh, dacci fuoco. No, nel senso. Ciao bambini, questo non è una live per voi. Allora, adesso io ho l'olio. Che ci faccio? Olio cuore? Ti do fuoco a te? Cosa ci faccio io con l'olio? Ah, già! Stupida! Sposti la statua! No, erano tanti bimbi. Bimbi brutti, però erano bimbi. Io ti vedo. Ok? Ma brutto. Pensato lì per lì anch'io. L'abbiamo preso. Io dico niente. Dico niente io. Io non dico niente. Capito? Ah, giusto, dobbiamo mettere le palline dove stanno gli occhi. Credo. Sì. Io l'ho messo così. Manca... È brutto dirsi, manca un'altra palla. Ah, ma forse devo coprire... Ah, forse devo coprire quegli altri. Sì, devo coprire gli altri. Quindi prendiamo questo. Ok, abbiamo preso una chiave. Una è questa. Questa qui. No. Che devo fare? Li devo mettere tutti? Dimmi che è semplice questo, ti prego. Li devo mettere tutti sullo stesso piano, diciamo. Questo.
lo vedi? No, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, qualcosina, qualcosina sta andando per, quasi verso giusto. Un lenzuolo. Che ci facciamo? Andiamo giù. Andiamo di qua. Allora, ho preso il ritmo. Statua di Tezpolikalitlont. Assorida nel dubbio. Raffigurazione in andesite del dio quello. Secondo gli aztechi, con le sue tre paia di occhi, esso poteva vedere tutti i mali dell'umanità. Per placarne l'ira veniva organizzata una cerimonia che culminava con il rogo di prigionieri che prima di morire venivano estratti dalle fiamme a cui veniva asportato il cuore. Più che altro penso di aver evocato qualche demone azteco in questo momento. Sì, carino, carino. Statua di chi come Coatl. Chi come me non ci ha capito niente. Statua in roccia vulcanica rappresentante la dea azteca del mais e della fertilità. Oh. Nel periodo del raccolto riceveva in sacrificio una fanciulla decapitata. Il cui sangue veniva sparso sulla statua della divinità, uno dei pezzi più pregiati della collezione. È stata donata al museo Victor Ostergaard poiché tutti potessero ammirarla. Carina. L'angelo caduto, un nome normale. Statua marmorea scolpita nella prima metà del 1600, ma dalla quale non si conosce di preciso l'autore. Originariamente collocata a fianco della chiesa calvinista, subì gravi danni durante un terremoto nel 1892. Il nostro curatore Gustav Mellor si occupò del delicato restauro e della sua attuale collocazione. Il sincero ingannatore, che carino. Stato in piedi ritrovato in una foresta a nord del piccolo villaggio norvegese di Notodrum. Raffigura Visloki, lo spirito a cui le anime perdute si affidano per far loro da guida. Si narra che il suo motto fosse: non sempre la verità è la via giusta, l'importante è non cambiare idea a metà strada. Ora io non vorrei dire. Ma io non me ne ero accorta che era così pornografico. No, nel senso. La fanciulla impaurita, statua in pietra raffigurante una giovane donna in posizione accovacciata. L'autore dell'opera, lo scultore Herbert van der Bluff, si raccomandò che il titolo dell'opera fosse sempre ben indicato, forse proprio perché nell'espressione della donna raffigurata il terrore non è così evidente. Beh, cosa ti vogliamo dire di questa signora che c'ha in petto un qualcosa di pietra? Noi non sappiamo che cosa sia, ma non ci interessa. Però, belle tette. Ok, il libro cambia. Il cavallino rimane lo stesso. Strano, ma vero. Cosa ci faccio con un vaso? Ma perché ci sono sti tre piccoletti qui? È minore di 300. Come? Ah, aspetta, ci sono più 9. Eh sì, è sempre quella. Minore di 300, quindi devi iniziare col 2. Già cominciamo a fare questo, va? O con l'1. No, io non ce la faccio a farlo questo. Ci metto davvero 2 anni. Però mi serve. Allora. Proviamo. No,
mi sa che non è 200, perché solo un numero può avere un 90. Sì, ce n'è un'altra sotto la mia... Allora, questa sotto la mia gamma, ti faccio vedere. Ha due numeri. Quindi questo è per forza un 90. E deve essere più di 50... E meno di 300. Però la cifra è di tre cifre. Cioè, la cifra finale è di tre cifre. Quindi, sapendo che dobbiamo almeno superare il 100, il primo numero deve essere minimo 90 o 80. E qua ce ne stanno tante le variabili, è quello il fatto. Metti caso. 130, 98 più 5 più 4 fa 107. No, non può venire. 107 più 9, 116. 124. Se io faccio così, invece del 3 ci metto il 2. 98 più 5 più 4, abbiamo detto 107. 116. 123. Voglio un applauso, cazzo! Di botto! Alla prima! Mamma mia! Un mostro! Un mostro! Sì, vabbè, ciao! Vabbè. Ciao! Ok, abbiamo preso l'ultimo... La 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 la. No, che dici? Che cosa dovrei rappresentare io? Sai, avessi una parvenza di indizio, qualcosa. No, non disegniamo robe strane. Chi è? Ciao Simo. Che qui niente. E... non so cosa devo disegnare. E quello è il fatto. Mi sa che mi manca qualcosa, beh. Sì, mi manca qualcosa, ok. Per questo non possiamo farlo. Però per il momento abbiamo fatto tutto il resto. Buono. Ok. Il lenzuolo. Oh, ok. Fammi vedere il primo, va. Anzi, vediamo il secondo prima. Era così, vero? Sì. Poi c'è la trecche, quella donna lì. Dovrebbe essere giusta. Sì. Ciao Gesperino! È un gioco di enigmi. Tanti enigmi. Ok, quest'altri sono tipo paralleli.
Però è molto bellino, sai? Ce n'ha 4. Noi ne abbiamo già giocati 3. Ma fatemi vedere, no? Vabbè, se siamo capiti. Allora, vediamo. Intanto questo va qui. Però no, non mi manca qualcosa, dai. Ah, lo devo prendere. Ok. No, non sempre, Matteo. Ogni tanto qualche jumpscare c'è. Ogni tanto. Devi essere preciso qui, eh. Più precisa di così. Non... Ok, l'ha fatto. Ma che è un mandolino? E una chiave. La chiave deve andare di sicuramente qua. La chiave dove la metto? Il mandolino dove lo metto? Ah, forse la chiave. C'ho un dubbio. No. Ah, ok. E che ho fatto? Sentire un rumore, però non va. Ah, qua, stupida. Dove potrebbe stare? Magari qua dentro? No, qua dentro non si fanno foto. C'hai ragione, Velementov.
quella che sta di sotto. Ah no, l'ho già aperto. Acqua, sole, foresta e fuoco. Chissà che vuol dire. Ma ci servirà la chiave. Aspetta un po'. Non ci serve qui. Ah, ma il vaso, a che serve il vaso? Vedi che devo fare qualcos'altro. Mi manca qualcosa. Niente. Qua abbiamo finito. Vaso con carne. Mi manca qualcosa. Guarda i simboli. Aspetta, gli altri tre stanno sotto sicuramente. Ecco appunto. Facile, dai. Ok. Pieno di grassi, però. Sono sicura, non sono che ci sia quella vaschetta. Grassi penso sia il problema. Che cos'è? Secondo me si chiamano così perché rompono. Quattro sono su Sima, ma gli altri su Broso. Perché ci sono gli altri? Non mi dire che ci sono gli altri che io li porto. Allora. Qua si va per grandezza adesso. Sì, ok. Sullo stesso piano. Più o meno. Proviamo a metterlo più giù di tutti. Ok, questo che mi serve? Ce l'ho.
devo fare il simbolo questo qui, ok. Questo sempre così. Questo va così. Madonna, che strazio però. L'ho fatto. Scusate, sono totalmente assorta. Sì, ma infatti. Cioè, non credo che ci devo mettere il cerchio questo qua. Anche perché non lo posso far diventare più grande così. Ma non lo voglio. No, ma seleziono tutte e due. Sì, ma il fatto è che manco così va. Senti, io lo faccio fa lui. Era quello il disegno. Il flauto e la chiave. E un altro l'abbiamo messo. Verità, falsità. Verità, falsità. Io nel dubbio me lo segnerei. Oh, Dio. Ah, verità, falsità. Verità, falsità. Quindi verità. Falsità. Cazzo ne so io. Verità. Ok, no. Verità. 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 Falsità. Manca quella parte lì. Che vuol dire? Verità. Falsità. Verità. Falsità. Ok.
E qua? Lo posso fare. Non ho capito. O forse sì. Non mi dica che devono essere tutti divisi. Oddio. Devo fare tutte le strisce senza doppioni? In teoria l'ho fatto. No, in teoria non l'ho fatto. Non mi dica quello là che dico io. Che siano allineati come indicato. Ah, ok, allora. Quindi il primo è cicciottino. Facile, così è facile. Sì, prima c'è la donna. Fatto. Che cazzo è sto robo? Scusa se mi sta incantando. Non vorrei che ce devo dire no. Questo simbolo qua non l'ho capito. Non ci devo tornare, vero? No. È molto bello, Simo, te lo consiglio. Immagino che tocca andare a mettere sempre qui. Aspetta, come faccio? Ciao Chiaretta! Ciao Chiaretta! Com'è andata la live, Chiaretta? Noi stiamo giocando un gioco un pochino complicatello, un pochino, ma giusto un pochino. Non so se li conosci, se conosci la saga dei, come si chiamano, i Forgotten Hills. Ciao Chiaretta, che avete fatto di bello? Chakara! Chakara l'ho giocato anch'io, l'hai finito? Io lo dovevo finire, effettivamente. Effettivamente io l'avrei dovuto finire. Mi serve lo spartito, ragazzi.
Sapete che non so dove mettere l'ultima chiave? L'ultima che ha. Forse è quello dove dico io. Ciao Kilvern! Se no avevo capito come basare il ranno con oggetti randomici. Sì, sono i classici hide and seek. Quando ne impari uno li impari tutti poi. Tranquilla. Noi stiamo giocando a questo che è pieno di enigmi, però un po' difficilotti. Ci sta mettendo alla prova stasera. Il problema è che io non so assolutamente dove mettere sta chiave. Lorina, penso che sto gioco potrebbe piacerti da giocare con Amy. Scusa, oggi non mi ricordo i nomi. Ciao Max! Ah, qua, giusto. Andiamo qui. Andiamo almeno due. Un uccellino. C'è una lettera e non la possiamo prendere. C'è un elefante. Che è un elefante, eh? Un elefante. Scusa Ale, non t'ho visto. C'ha ragione, scusa Ale. Sono rimbambita. Che devo fare? Ok. Bene. Io mi prendo la piccozza. Ma adesso c'è un Pippo Franco. Dove un Pippo Franco? Ah sì, Pippo Franco. Questo qui. No, anzi, questo qui. Madonna, ragazzi, è terrificante sto gioco. Abbiamo dovuto usare per forza la soluzione perché ci eravamo bloccati totalmente. Ma la piccozza che mi serve? Forse per la statua che è caduta? Non mi ricordo, non so cosa devo fare. Qui ci devo mettere una capoccia sicuro. No. La vuoi a casa? Io no, te la cedo. Lo so, però, sai, è anche bello arrivarci da soli, però ero arrivato a un punto che dicevo, ok, o cerco la soluzione o rimango qua. Abbassa la leva, pronto. L'altra leva! Ma perché dobbiamo avere due leve? Vorrei servirla anch'io. Certe cose che io non capisco. Forse è di sotto, perché io mi ricordo che c'era una cosa di sotto. Che bordello. Mamma mia. A me mi dispiace che poi la maggior parte del tempo sto zitta. Vedete, qua ci sono tipo delle forme delle gemme. E io le vorrei usare. Cioè, vorrei capire dove usarlo. Molto creepy. A me piace un sacco, però. Mi piace tantissimo. Abbiamo iniziato ieri sera. E questo è il museo di Forgotten Hills. Aspetta un attimo che accendo. Il fatto è che è il museo. Ciao Valenino! Ciao Valenino, come stai? Valenino, aspetta però. Voglio provare a farti l'SO. Però mi sa che non funziona bene. Ah, sei rimasto a posto. Meno male. Sono bloccata di nuovo. Che ci faccio io con la piccozza? Non so che farci. Tutto bene. Sono solo impicciatissima con sto gioco e non si capisce dove devo trovare lo spartito. Tante volte mi sta venendo voglia di giocare di vedermi Fenomena Profondo Rosso. Sto gioco, uffa. C'ho bisogno di Dario Argento. Io c'ho bisogno del mio Darione. Ragazzi, mi sa
Fenomena di Dario Argento, sì. È uno dei miei film preferiti. Aspetta. Dice che spacco la testa. Ti fa tanto male? Aspetta. Ti spacco la campanella. L'hai preso il libro, davvero? C'è il libro di Fenomena. E nessuno mi dice niente. No, guarda, Suspiria io ho visto sia quello del 77 che quello del 2018. E ti dirò, mi piace più quello del 77. Quello del 2018 è troppo strano. È complesso. Molto complesso. Però non capisco. Profondo Rosso l'hanno fatto al cinema fino a qualche giorno fa. E mi sono pentita di non esserla andata a vedere. Che carino. Poi abbiamo anche una fotocamera che ci fa vedere le cose in modo distorto. Rain, ma visto che ti piace Fenomena, devi giocare assolutamente a Clock Tower. Non ci ho capito nulla e sono rimasta scioccata. Effettivamente Suspiria è uno dei film più complicati da capire, perché non ci capisci una sega fino all'ultimo. E anche dopo. E anche dopo. Quindi è inutile cercarlo di capirlo senza una soluzione, cioè vabbè, senza una spiegazione. Niente, mi sono bloccata di nuovo, ragazzi. Il remake interessante. Strano, interessante però. Non è male, eh. Non è male. Ma è meglio il primo. È meglio l'originale. Il remake, vi giuro, sono rimasta così tutto il tempo. Come dire, cosa sta succedendo? E alla fine arrivi che non c'hai capito peggio di prima. Sì. Sì. Ma quello è il fantasma dell'opera più scrauso della terra. A parte che c'è la Sergento. Per carità, Sergento, bellissima attrice, però recita come i cani. Io l'ho visto più volte quel film. E no. No. Quello non è un film da rivedere. Ti manca qualcosa. Immagina, tanto manca mai niente qua. Purtroppo è morto di recente l'attore che faceva il fantasma di quel film. C'è Rampage, la sergento bellissima, è una bella donna. Gli vuoi dire no? Gli dire di no, si offende la signora Asia. Porca miseria. Aspettate, eh. Ok, questo è tipo un mentirosso. Ciao Chiaretta, buonanotte. Ragazzi, non so che fa qui. Non credo che ce devo tornare comunque. Niente. Ok, lo devo seguire. Ti devi dire bene con quello, ok? Thank you.
Ok. Non c'è più niente qui. Niente, sono tornata qui per niente. Forse la ruota perché è già inclinata. Ci ho provato, non si rompe. Sì. No, ma non l'ho mai capita io quella scena. Cioè, ci stanno scene che per quanto siano belle, sono strane. Diceva statue. Io prenderei a piccozze tutti. Qua nel gioco, ovviamente. Te la spacco sta cosa. Guardate che carino. Ha un bel vestitino. Con le calze all'Harley Quinn. A buon gusto. Proviamo a spaccare queste. Non va. Giuro mi sta mettendo una cecagna a sto gioco. Faceva pietà. La scena che mi ha traumatizzato di più di Suspiria è proprio la fine. Perché si vede poi. Cioè, sì, si vede. Non voglio fare spoiler. Però si vede una figura che... Ah! Finalmente, che abbiamo preso? Mi sono presa la capoccia. Ok. E adesso? Scordando. GG. Ok, l'ho spartito. Non ci avevo proprio pensato alla testa comunque. Oh, la danza macabra. Quindi bella, eh? Fa tanto male alla testa, aiutami ti prego. Come? Sto zitta solamente perché ma voglio ascoltare. Come faccio a fargli passare il mal di testa? Non credo. Ah, il tizio quello lì. Io pensavo quell'altro. No. Minchia, c'ha tre chiodi in testa, porello. Un
volta. E mo? È saltato il nastro, sì. Malvagi. Gli fa male la testa, però aspetta, adesso che è finita la musica, magari. Ma mi fa tanto male la testa. Non c'ho niente da dargli, non c'ho più oggetti. No, perché arriva la guardia. Vedi, arriva la guardia. Io ti vedo. Non lo so. Ti manca qualcosa? Proviamo giù. Infatti è un indizio, uno, anche uno piccolo. Andiamo giù. È la lettera che non possiamo prendere. Il libro lo posso anche prendere, l'abbiamo già letto. Ce l'abbiamo qui. Ci racconta praticamente la storia delle statue. Il problema è che... Aspetta. Lo fa, rimette giù. Vuol dire che serve qualcosa. Vuol dire che serve qualcosa qui. No, impossibile. Lì mi ha dato qualcosa. Mi ha dato una diapositiva. No, l'occhio gliel'abbiamo messo noi. L'occhio gliel'abbiamo messo noi. Qua ci siamo già stati, è solamente un labirinto. Però cazzo, potevano rimettere la musica. Non c'ho idea. Un attimo. Ma vedi che mi sono persa in un'altra stanza. Aspetta un attimo.
Poi c'è questo. Ok, ho trovato una soluzione. Tutte le indicazioni. Ok, quindi una. Sì, ma uno senza guida come fa? Manita paralucidum. Notte Ale, un bacione. Scusate se ci sto a mettere tanto. Sembra che il dolore si stia attenuandosi, credo che faccia meno male. Grazie tante signore, sto un po' meglio. Tieni questa moneta, è tutto quello che ho. Adesso possiamo prendere l'ultimo biglietto. No, non lo trovo. Com'era? Ah, ok. Ascoltare il giusto ticchettio. Che vuol dire? Dai, scemo. Ah. Non ci sto a pensare all'orologio. Una capretta. Allora, l'incredibile invenzione del Mr. Clockwork. Jebediah Clockwork, specializzato nella costruzione di casseforti, sofisticati lucchetti a combinazione e apparecchi da intrattenimento. Grazie alle sue incredibili abilità è stato in grado di osservare ed integrare con una realtà parallela la data di nascita ignota, ma le segrezioni si trovano in tutte le case di Forgotten Hill almeno dalla metà del 1800. Carinello lui! Procede, procede. Avevo usato la guida un paio di volte. Grazie all'uso di lenti speciali e sofisticati ingranaggi riesce a creare un apparecchio rispetto... Vabbè, la fotocamera. Spectrum. Dopo la scoperta dell'esistenza... L'ultimo ritrovato in... Ruotare la parte principale. Fissare il simbolo scelto premendo il tasto 2 e ripetere per tutti gli altri tasti 3-4. La combinazione così creata sarà quella valida per la cassetta di sicurezza abbinata. Generatore di codice. Oh, cazzo!
Ma dobbiamo rifarci tutto sto coso. Ce lo dobbiamo fare così, però. Dirlo, grazie a me stava per scappare da qualcosa e Twitch mi bannava dall'universo. Niente, signor Matsuya, stia calmo, altrimenti sono costretta a bannarla. Così, tanto per a picchiarla, va bene? La picchio? Ti prego, salvaci. Ma poverini, ma quante chiavi? Ma questo non era così prima. È tutto inquietante. Maronna mia. Maronna. Ma sono dita. Sono. Oddio, sono. Cos'è sta roba? La campanella, gli uccellini, gli insetti. Ma secondo me davvero ci dobbiamo rifare tutto da capo? Ma è cattiveria questa! Sì, è vero! Il richiamo dell'anima. Disporre ai vertici di un pentacolo i seguenti oggetti: un libro antico, un cuore, un germoglio, una pietra preziosa, materiale cerebrale. Porre al centro il teschio del deceduto che si vuole evocare. Per donare le anime, gioco del diavolo, per domare le anime richiamate dagli inferi è opportuno soggiogarle al gioco del diavolo. Gli spiriti evocati risponderanno così solo all'evocatore e potranno agire indisturbati in tutti i modi. Attenzione, se verranno sconfitti al gioco per 3 volte saranno risucchiati dall'inferno. Estrazione dell'anima. Procurarsi un bambino che sta attraversando il periodo di massima plasmabilità dell'anima. Eseguire un rito di soggiogamento. L'estrazione dell'anima può iniziare fin da subito. Essa provocherà una inarrestabile trasformazione del soggetto in Ninchkaddi. Detto bene, nel caso a solita. La velocità della mutazione dipende dall'età del soggetto e dalla sua resistenza fisica. Oh, usi dell'estratto di anime. L'utilizzo principale dell'estratto d'anime è l'inganno della morte. Chi lo assume con costanza non dovrà mai preoccuparsi di invecchiare né di morire. I cicci completamente svuotati sono destinati alla morte. Si consiglia perciò di procurarsi una buona scorta di soggetti. La loro carne è ottima abbrasata o come ripieno per delicati pasticci. What? L'ingrediente per l'evocazione: sale, zolfo, monete antiche, osso maschile, mano della gloria, zucca cresciuta sulla tomba di una donna. Oddio, ma questa era una cosa... Questo era quello del primo. Disegnare un pentacolo in un luogo in cui precedentemente è stato versato del sangue, disporre gli elementi ai vertici della zucca al centro. Sì, era quello del primo. Che belle le citazioni. Le citazioni. Guarda che bello. Ciao, che... Lady. Ciao, Matsu. Amatsu. Carissima Ruth, ritengo di aver ultimato le operazioni sulla creatura che metteremo a guardia del museo. La sua struttura ossea e gli organi che ho selezionato fanno di esso un servitore agile e forte. Inoltre non dovremo mai preoccuparci della sua fedeltà, in quanto la sua volontà è stata completamente azzerata. Credo che non potremo chiedere di meglio per tenere al sicuro i nostri preziosi tesori. Sono d'accordo. E ecco questo. Quindi adesso ci dobbiamo esplorare il museo tutto al contrario. Che bello, che allegria, che gioia, quanto gaudio. Oh, i ciccini! L'ho segnato.
mannaggia. Un falcetto. Perché falci? Perché falci? Perché farci non si sa. Non vado? Non vado, me ne vado. E che os, cretino. Mi dispiace, ma il curatore di quest'ala non permette l'uscita a nessuno. Devi stare molto calmo. E non ho capito, quindi? Ti taglio la lingua. Te la taglio, ne? Quindi c'ho il falcetto. Però mi sa che arriviamo a mezzanotte e mezza e chiudo, ragazzi. Questo lo continuiamo nel caso domani. Simpatico quell'animale. Pure lui, non c'è più niente da fare per lui. Purello è morto. La bestia qua, quella bestia mi inquieta. E che famo? Che facciamo? Dai, l'unica cosa è qui. Ma posso cambiare comunque dimensione. Posso cambiare comunque dimensione. K9, vedete meno, altro K9. Mi fai sembrare un mostro. Ah, ok, sì, dobbiamo fare sta cosa. Oh. Quanto ce l'ho? Oh, eccoci qua. E prendo questo. Posso prenderlo? No. Cioè io sono arrivata qua per niente. Adesso faccio il percorso inverso.
Guarda che stronzo sto coso. Cominciamo bene. Ecco appunto, vaffanculo. La 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 la. C'è la mamma zocco. La 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 la. Demone di merda. Lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi, lo vedi. No, non. La tua sorella. Allora, di qua, di qua, di qua, di qua, di quine, di quane, di qua, di qua ancora. C'è la mamma baldracchina. Oh. E ovviamente non c'è un cats. Quindi io mi sono fatta il giro le beppe e ben niente. Boh, io mi aspettavo che c'era qualcosa, scusa. E quindi che devo fare? Aspetta un po'. T'ammazzo, vieni qua. Sai che non lo so, Dartino, però non è importante ormai. Non devo fare niente qui. Mo li metto la canzone di prima, giuro. Oh no. Sì, lo faccio. Ci vuole un po' di musica. Vai. Prima c'è la pubblicità, come sempre. Solo io sono la matta che si mette a giocare a sti giochi. Un sol corpo, un sol spirito, un sol signore, una sola fede ci accomunerà. Ah, non l'avevo cambiato, è vero. Ciao Antimino, ma grazie. Ciao Antimino, stiamo impazzendo con questo giochino. Intanto metto una canzone.
Oddio, ce la posso fare? Non ce la posso fare! A farlo. Beh, ho capito. Io faccio fare il coso, dai, che l'abbiamo capito. Qua dovevano essere precisi al pixel. L'avrei detto, guarda. Quello non si metteva a posto. Qua. Pixel perfect, sì. Aspetta. Prima che si mettono le pubblicità moleste. Tipo questa. Io quel codice. Non mi fa uscire. Fine di Little Nightmare.
Allora, vediamo. Delta, aspetta, qual è? Non lo so, raga, non so come si fa quello. Se tante volte stanno i libri. Facciamo così, va. Per il momento basta. È mezzanotte e mezza. No, è di YouTube questa. Intanto che finiamo la canzone, vedo di chi dai dare. Andiamo da Okami stasera. Che sta facendo Medieval. Andiamo, andiamo. L'abbasso un pochino. Ragazzi, noi ci vediamo domani o dopodomani. Vediamo un po'. Sempre con Forgotten Hill. Penso che domani lo finiamo. Domani poi vediamo di fare qualcos'altro. Troppi giochi da recensire, ragazzi. Troppi, troppi. Mi mando un bacione. Date tutto il vostro supporto a Okami, che se lo merita. E niente, vi voglio un sacco bene, ragazzi. Ciao, Cristino. Cristino, mi hai trovato in chiusura. Perdona. Ciao, ragazzi.